Dopo il ritrovamento di amianto all'interno del cantiere per la realizzazione di un parcheggio in via del Fornacione a Pistoia, residenti, soci, avventori del vicino circolo Arci, genitori e insegnanti del limitrofo istituto comprensivo Leonardo da Vinci chiedono garanzie di sicurezza adesso e nel momento in cui sarà effettuata la rimozione delle fibre. Alla presenza di Tina Montinaro è stato intitolato il giardino di Mattia a Candeglia, nella prima collina di Pistoia, al marito Antonio Montinaro e agli altri agenti della scorta del giudice Falcone, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, uccisi nella strage di Capaci. La giornata è proseguita con l'inaugurazione di un murale dedicato ad Antonio Montinaro alla scuola primaria Rodari di Candeglia. Da lì è un canino di 10 mesi, nato con una malformazione alle zampe anteriori, una stortura d'arco. Per questo il rifugio del cane di Pistoia, che ospita Dalì dal febbraio scorso, ha organizzato una raccolta fondi per operarlo. Il primo intervento è riuscito e dopo una prima fase riabilitativa, Dalì è pronto alla seconda operazione per raddrizzare le zampine e permettergli finalmente una camminata corretta. Oltre 100 etichette di vini in degustazione, tra rossi, bianchi, bollicine, per un tour enologico della Toscana, dalla Maremma al Chianti, passando per le produzioni della zona di San Gimignano e quelle di Bolgheri. Sono le coordinate principali della nuova edizione di Vini in Sala, che torna domenica 5 maggio nel cuore del centro storico di Pistoia. Il centro della Estra Pistoia, Angelo Del Chiaro, ha parlato della sfida di domenica prossima contro Varese. Per i biancorossi, la voglia di riscattare la sconfitta nella prima di campionato e il desiderio di chiudere la stagione regolare con una vittoria di fronte ai propri tifosi in un Palacarrara che si preannuncia sold out, con vista su playoff, con Brescia probabile avversario dei quarti. In questi giorni tanti ex arancioni, dirigenti, allenatori e giocatori hanno espresso le loro impressioni sul futuro della Pistoiese, fra questi Riccardo Agostiniani, un grande e vincente passato sulla panchina della Pistoiese che dopo l'esperienza da direttore sportivo al Quarrata Olimpia vuole tornare ad allenare. Agostiniani ha sottolineato come per ripartire sia sì importante la categoria ma molto più importante la società, che dovrà essere seria con un progetto vero e chiaro. Per lui meglio partire con una nuova società piuttosto che acquistare il titolo di un altro club.